Come noto, l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana regola la gestione delle strutture sociosanitarie per il periodo di emergenza Covid, che come purtroppo è in rapida ripresa. Naturalmente l'ordinanza è un'ordinanza che noi valutiamo come SPCGL positiva perché regola in maniera molto chiara gli interventi di natura sanitaria, sia per quanto riguarda gli utenti che, come è altrettanto importante, anche alla luce dell'esperienza passata per quanto riguarda i dipendenti. A noi ci preme però sottolineare un aspetto di carattere sociale e umano della questione. Questa chiusura, naturalmente necessitata dalla situazione di emergenza, mette a dura prova nuovamente i nostri anziani e i loro familiari. Ci interessa sottolineare quindi tre aspetti particolari, forse qualcuno può pensare minori rispetto all'elemento sanitario, ma per noi molto importanti, che sono contenuti peraltro nella stessa ordinanza. Il primo è il fatto che per quanto riguarda la gestione delle relazioni con i familiari, sulle condizioni degli ospiti, questa relazione sia affidata possibilmente alla stessa persona. Non è un fatto banale né secondario, perché questo dà l'idea di una continuità di presa in carico, dà l'idea di una continuità di relazione che davvero è molto importante che le strutture possano garantire. Secondo è l'attivazione, peraltro già sperimentata anche nei passati mesi, quando è stato possibile, di strumenti più agevoli per quanto riguarda la comunicazione fra i familiari e gli ospiti. Penso ai video di cui si parla nell'ordinanza, a una specie alla comunicazione visiva e non soltanto telefonica. Non è un fatto poco importante anche questo, è molto importante per dare una densità maggiore alla relazione. Terza cosa, l'importanza di poter attivare in ogni struttura dei reparti di accoglienza che mettano assolutamente in sicurezza gli anziani e nello stesso tempo possano garantire la continuità di accesso alle strutture da parte di coloro che ne hanno necessità per gravità e condizione e che sono ancora in famiglia. Per fare questo noi riteniamo sia importante, lo chiederemo sia all'azienda sanitaria, alle società della salute, agli stessi gestori delle RSA, che si possa avere un monitoraggio continuo della situazione su tutta la partita sanitaria degli ospiti e del personale, ma anche su queste questioni relazionali. Noi vorremmo davvero sapere in quante strutture e quali sono. Verranno attivate queste condizioni e quali saranno tutte le iniziative in coerenza con l'ordinanza per poter garantire in una situazione, come sappiamo, molto molto difficile, la qualità di vita migliore per gli anziani che sono nelle strutture residenziali, come per le persone disabili che sono nelle strutture dedicate a loro.